Questa volta la nostra inchiesta va in campagna a vedere come funziona la burocrazia in un piccolo paese. Per avere un'idea più chiara abbiamo scelto un paese piccolissimo. Si chiama Poggiodomo e si trova in provincia di Perugia. Ha in tutto 731 abitanti, quanti ne contengono un paio di grossi caseggiati romani o milanesi. Ma mentre 731 abitanti di Roma o di Milano non hanno una personalità giuridica collettiva, quelli di Poggiodomo, col loro territorio e con le loro autorità, costituiscono un comune, ente elementare del nostro ordinamento amministrativo. Chi sono questi? Io li conosco, a me sembra che sia la rivizione. Ogni comune, per quanto piccolo, è costituito da tre elementi: il territorio, la popolazione e il potere di comando. Questo potere di comando consiste nella capacità di imporre tributi e di emanare regolamenti per l'igiene, la sanità, l'edilizia, la polizia locali. Anche a Poggiodomo, insomma, si devono pagare delle tasse e si possono prendere delle multe. E anche qui ci sono i vari uffici per il funzionamento dei servizi e della pubblica amministrazione: l'ufficio delle imposte di consumo, l'esattoria comunale, il telefono, l'ufficio postale. Eccomi. Tenevi chiuso? C'era una fregatura d'aria. Ho passato anche prima, non ti ho trovato. Ero da Ulitore a portare la pensione, io volevo arrivare. Volevo fare un telegramma. Ah, rallegramenti, è del nato nipote. Ed appunto volevo partire, volevo andare a trovare questo nipotino. Vedi su, facciamo questo telegramma. Che cosa ci vogliamo mettere? Ci dite così. Facciamo andando l'indirizzo. Sì, ecco. Ti aggentiliamo, sì. Muratore. Curatore, non deve che ce lo metti, che ce mette, no? Mette, mettiamo. Se argentiliamo. Pesce ditta Tupini. Ditta senza che ce lo mettiamo, no? Mettiamo Tupini. Di là? Ah, già, metti via circonvallazione. Si potrebbe fare pure circonvallazione, il numero? Già, in tutti i modi. 128. Milano, eh? Scrivi, parto oggi. No, parto oggi no. Ma perché parto oggi? Metti allora domani quando arrivi. Ora che arrivi. Giusto. Parti allora, oggi è inutile. Già, giusto. Signorina, signora maestra. Venga, signora maestra, venga. Venga a darmi una mano a fare questo telegramma. Sì, che cos'è? Volevo andare a Milano. No, lei vuole andare a Milano, no? Dice parto oggi. Ma è meglio che mettere a giro. Sì, perché non sa quando arriverà. Meglio, arrivo. Ma allora correga un po', veda. Sì. Arrivo ore? Domattina alle 9. È consolante vedere come la cortina di vetro qui si sia assottigliata fino a sparire del tutto. Qui la gente, da qualsiasi parte dello sportello si trovi, si conosce, si stima, si aiuta, si scambia regali. Niente ressa, niente code. Tutto è estremamente semplice. Il rapporto umano prevale sul rapporto burocratico. Cara, io da portare le uova. Ma perché eri che si è messo a incomodare? Grazie. A proposito, è venuto il mio stipendio? Sì, è arrivato, signorina. Proprio adesso gli faccio il mandato, eh? Sì. E ora andiamo a vedere il centro burocratico di un piccolo paese. Il municipio, sede dell'amministrazione comunale e dei servizi di stato civile. Il comune di Poggiodomo ha questo stemma che spiega molte cose. Due mani incrociate sul petto. Segno di collaborazione, di pace, ma anche di tempo a disposizione. Poggiodomo si ha quattro frazioni e la sua popolazione complessivamente è di 731 abitanti in base al censimento del 56. Come segretario comunale ne conoscerà la maggior parte? Beh, anche sebbene sia qui da poco tempo, conosco quasi tutti e eventualmente se ne dovessi conoscere c'è qui Alcide che conosce tutti. Proprio. Da quanto tempo è qui Alcide? 31 anni. E poi sostiene che di conoscere giorno, mese e anno di nascita di ogni singolo cittadino. Proprio di tutti? Vogliamo mettere alla prova questo record anagrafico? Come crede? Andreassi Olivio. Andreassi Olivio, nato a Serravalle di Chienti, il 27 aprile 1929. Ah, non è proprio il 27, è il 28 aprile. 28, va, un giorno. Benedetti Costantino. Benedetti Costantino risiede nella frazione di Rocca Tamburro. Fu Rinaldo, nato il 4 gennaio 1906. Benissimo. Balducci Antonio. Balducci Antonio. Balducci Antonio. Ma sì,
È il figlio di Umberto, il pensionato. Ah, sì. Oh, perdinci, ricordo bene, sottotenente dei carabinieri a Roma. È nato il 21 ottobre 1903. Esatto. Lei ha dei collaboratori efficientissimi. Mi dica, quali sono i dipendenti del segretario comunale? I dipendenti del segretario comunale sono gli applicati, amanuense, che si vanno a macchina, e lo scrivano e la guardia comunale, che in questo caso si racchiudono tutti in Alcide. Sono anche addetto al registro quadrupedi. Oltre a Cide poi c'è la guardia campestre, c'è il messo, il vespillone, tra parentesi becchino, l'attacchino, che sono riuniti tutti in Amos. Sono pure moderatore del pubblico orologio, cantoniere, scopino e usciere di conciliazione. Lei è 31 anni che è qui, quindi avrà fatto certamente una bella esperienza. Sì. Sa, ricordo tutte le amministrazioni passate, più o meno, i segretari comunali, mi pare che sono stati 20 o 21 che sono passati qui nel comune, quindi è vero, da una cosa, da un fatto all'altro, e quindi uno ha un po' di esperienza così. Insomma, i segretari comunali passano e Alcide rimane. Precisamente. Che genere di certificati vengono a chiedere qua principalmente? Principalmente certificati di nascita, stati di famiglia, per assegni familiari, per pensioni. E poi qualcuno li vuole anche speciali. Come speciali? Beh, nel senso che bisognerebbe metterci qualche cosa di diverso. Ossia, pochi giorni fa, per esempio, è venuta una donnetta a chiedere uno stato di famiglia per uso pensione. E in ultimo mi diceva, mettici un po' pure che siamo due poveri vecchi. Secondo lei, qual è il metodo migliore per superare certe difficoltà burocratiche? Veramente io delle volte me lo sono domandato. Andare a Perugia, stare fuori 2 o 3 giorni e poi ritornare lassù. Siamo così lontani, paesi di montagna, che le cose non si possono concludere subito e passano dei mesi, eccetera. Io penserei che l'unica cosa sarebbe l'intervento diretto del prefetto sul comune. Come, che il prefetto venga qua? Una volta tanto, anche una volta l'anno. A quanto pare i suoi dipendenti hanno 100 idee e 100 braccia. Lei quante ne ha? 2 soltanto io. Ma quali sono le sue funzioni? Beh, le mie funzioni qui è... faccio un po' di tutto. Nelle grandi città ogni ramo ha i suoi uomini, e qui in questo piccolo comune ogni uomo ha i suoi rami praticamente. Capisco. Ma oggi il sindaco non c'è? Sì, è venuto questa mattina. Amos, un po' per fuori il sindaco. Renato, che per favore vediamo un po' il sindaco? È chiaro che i rapporti fra l'amministrazione comunale e i cittadini sono abbastanza semplici, insomma, anzi, direi quasi familiari. Sì. Ora, io volevo sapere quali sono i rapporti fra amministrazione comunale locale e gli organi superiori. Non so, prefettura, provincia, insomma, rapporti fra il comune e la burocrazia in generale. Sì. Beh, qui ce n'abbiamo poca, insomma, di burocrazia vera e propria, perché il comune, come sa, è povero, è un piccolo comune di alta montagna e pratiche non se ne fanno molte, solamente qualche pratica per la realizzazione di opere pubbliche, ma noi altri chiediamo sempre... Ah, ecco il sindaco. Sindaco, buongiorno. Ciao. Piacere. Piacere. Il suo seggio. Ma lo si accomodi pure lei, io siedo qua. Io stavo appunto parlando con il segretario comunale, che credo dipenda da lei o dalla prefettura, non si capisce bene, la sua posizione giuridica non è stata ancora definita, sulle lentezze burocratiche. Lei è il sindaco di Poggiodomo, vorrei sentire la sua opinione in proposito. Sì, quella che è. Io mi riferisco naturalmente a quella del mio comune, e io penso che il regolamento della nostra montagna dipende un po' anche dalla burocrazia, ecco, perché noi ci sentiamo isolati, un po' isolati dal mondo civile. No. Ma lei non risiede a Poggiodomo? No, io risiedo a Roma, però vede, per certe questioni penso che sia più utile stare a Roma che sul posto, quale sindaco. Però Poggiodomo dipende da Perugia. Vede, ma lei sa benissimo che a Roma ci sono i vari ministeri e io posso seguire le pratiche che interessano il mio comune. Quando lei è fuori, chi si occupa del comune? Beh, ho il vice sindaco. Siamo pure lui? No, non importa, andrò poi io a trovarlo. Se lei permette, vorrei accennare un qualche cosa della nostra popolazione, delle genti della nostra montagna, vero, che vorrebbero vivere un po' più da vicino la vita della città, vorrebbero che il progresso si sentisse anche da noi,
che la vita economica fosse un po' più, l'economia fosse risollevata. Io veramente nutro una segreta speranza. Che finisca la burocrazia? No, ho una speranza perché nel mio sottosuolo, di quello del mio comune, ci sono stati fatti degli assaggi e sembra che ci siano dei giacimenti minerali e non escluso il petrolio. Beh, io adesso vado non in cerca del petrolio, ma del vice sindaco. Arrivederla. Oh, vice sindaco, ma ha fatto fare lo stato di famiglia dal Cile? No, non era pronto, domani lo porto. E poi c'è la posta. Lei, essendo postino e vice sindaco, quando distribuisce la posta si deve anche occupare di tutte le pratiche del comune? Sì, purtroppo bisogna fare un po' di tutto. Quanto tempo ci mette a fare il giro della posta? Mi ci vuole quasi tutto il giorno, perché sono quattro paesi. Questi quattro paesi sono frazioni che dipendono da questo comune? Sì, dipendono dal comune per una cosa, mentre se amministrano per conto loro i beni patrimoniali. Sarebbero? Beni patrimoniali sono le comunanze che si amministrano i beni patrimoniali. Tant'è vero che a Rocca d'Amburro io adesso c'è un'asta dei tartufi. Se vuol venire, adesso vado a Rocca d'Amburro. Benissimo. Ciao Angelo. Buongiorno. L'asta è per affittare il terreno dove si trovano i tartufi? Sì, l'affitto dei tartufi dura 3 anni. I cavatori che li affittano hanno il diritto assoluto di cavare anche sulle proprietà private, non solo su quelle dell'ente della comunanza. Ecco, qui è l'ufficio della comunanza, dove stanno facendo l'asta con la candela vergine. Alla presenza di 3 concorrenti, mi pare, vero? E le prime 2 voci non siano inferiori a 15.000, le altre voci da 5.000 in poi. Quindi si accende la prima candela. Concorrenti? 15.000 lire in più. Marcucci Pasquale, 315. Ecco, quello là è il presidente della comunanza di Rocca d'Amburro, Bonelli Riccardo. Quell'altri 4 sono i consiglieri dell'amministrazione. 15.000 lire in più. Parasasso Lindo, 330. La prima candela è spenta. Si accende la seconda candela. $20.000 in più. 350, Leopardi Pietro. Mentre la candela brucia può notare le offerte in aumento. Se una candela si spegne senza nessuna offerta, l'asta è decisiva per l'ultimo che ha dato l'offerta in aumento. 400. Coraggio. Spenta la seconda candela. Si accende la terza candela. Coraggio, date. Marcucci Pasquale, 5.000 lire in più. Chi è sta fiacca? Marcucci Pasquale, 405. 50.000 lire. 455. 45.000 lire in più. Marcucci Pasquale, 500. Non c'è una paura. Terza candela spenta. Si accende la quarta candela. La quarta candela si è spenta vergine, quindi l'arte viene aggiudicata al signor Marcucci Pasquale per 500.000 lire, 3 anni, 58-61. Ecco, l'asta è finita, possiamo andare. Dica, ma è legale questo o no? Sì, è legale perché c'è l'approvazione del prefetto. Se fa la delibera, la comunanza e l'amministrazione fa la delibera e quando c'è il visto prefettizio è un decreto, è una cosa stabile, fatta. Vabbè, è un'usanza locale. No, è una cosa vecchia di queste parti, è proprio legge. Ecco il presidente di Rocca d'Amburro. Questo è il presidente della comunanza. Piacere, presidente. Piacere. Senta, lei che presiede la comunanza. Sì, sì. Vuole spiegarmi come funziona questa comunanza? Che cos'è? È la comunanza, un'istituzione che si riferisce ad amministrare alcuni beni della frazione di Rocca d'Amburro. Quanti siete ad amministrarli? Siamo in 5, 4 consiglieri ed un presidente. Più ha un segretario, un tesoriere, un guardiano e un capo d'opera. Quindi tutto 9? No. E così, su 4 comunanze, 9 per 4, 36, più 15 consiglieri del comune, 6 impiegati, che sono 57. Più caporali che soldati. Molti a cariche, ma pochi amministrati. Quali sono le esatte funzioni della comunanza?
Le funzioni della comunanza sono di amministrare i beni patrimoniali della comunanza, che sono affittare i tartufi di cui abbiamo fatto l'asta, affittare i pascoli e affittare dei boschi che insomma si vendono, la quale prima invece queste cose venivano fatte dal comune e poi questi incassi il comune faceva i lavori per le altre frazioni. Quindi invece adesso ogni paese che ha la sua comunanza e questi incassi vanno a beneficio della comunanza stessa, della frazione stessa, che poi si fanno i lavori insomma del paese. Dunque una certa diffidenza verso il comune. Generalmente sì. Proprio diffidenza. Beh, non tanto per diffidenza quanto per mancanza di, insomma, che poco si riconoscevano i diritti di queste frazioni dal comune. E allora ogni frazione ha cercato di guardarsi un po' gli interessi propri. E secondo lei questo sistema delle comunanze degli usi civici snellisce o appesantisce la burocrazia? Non mi sa che le finisce di imbiciare, perché crescono le pratiche di numero e quindi... Però dà anche qualche risultato, in sostanza, qualche beneficio. In che senso? La signora Elena è pronta da mangiare. Pronto da mangiare? La signora Elena lo vuole. Dai, dai. Oh, finalmente qui. Ecco la pasta, è pronta. Grazie. Loro che sono della televisione, potrebbero aiutarmi un po' per la licenza della trattoria? Non saprei in che modo, di che si tratta? Perché io dal 56 a oggi ho fatto la domanda 7 volte, però non riesco a averla. A chi ha fatto la domanda? Alla questura di Perugia. E che risposta le hanno dato? È stata sempre che riguardo all'articolo 95, mi pare che dice... Articolo 95, e sarà la legge di pubblica sicurezza. Ci sarà di mezzo la licenza per gli alcolici in rapporto alla popolazione. Loro, la legge va bene, ma i fatti dei paesi è un altro, no? Qui nella zona, quante trattorie ci sono? Nessuna. Sono 4 paesi, capoluogo e 3 frazioni. E non c'è una licenza di trattoria. Ah, qui non si mangia? Non si mangia. E come mai noi mangiamo? E loro mangiano perché sono stata in comune, dato che erano in parecchi, e ho pagato 1.300 lire e mi hanno rilasciato un permesso provvisorio fino a che si trattengono. E va fatto ogni volta? Di volta in volta, ogni volta che capita qualcuno, io devo andare in comune e fare la solita storia. Ma lei capisce, fino che sono parecchie persone, e lo posso fare. Ma quando mi capita una persona o due, allora quanti che devo mettere io dopo? Devo pagare 1.300 lire più tutto il resto. Beh, io posso darle solo un consiglio. Quando vengono quelli di Perugia, non gli dia da mangiare e vedrà che il permesso glielo daranno. Grazie, buon pranzo. Grazie. Ci siamo informati meglio. La signora Elena potrebbe aprire il suo ristorante, ma insieme alle sue ottime pietanze non potrebbe dare vino. A Poggiodomo esiste già uno spaccio di alcolici e in base alla legge di pubblica sicurezza si può dare solo una licenza ogni 400 abitanti. Se ne sono nati, come verremo noi in fotografia? Belli troverò. Belli siamo. Ehi! È il medico condotto, ferma. Già ripartite? Buongiorno, dottore. Ce ne stiamo andando. Ah, sì? Avete già finito? A me non mi considerate affatto. Io sono il medico locale, sono dipendente dell'ente locale qui, no? È vero, lei dipende dal comune. Come no? Sono un dipendente comunale. Che ne pensa della burocrazia di questo paese? Burocrazia di questo paese? Cosa vuole? Qui le cose sono fatte un po' all'acqua di rosa, dite, perché noi non siamo dei numeri come possono essere degli impiegati, ad esempio, che stanno al ministero in una tale sezione. Noi siamo delle personalità ben definite, ci conoscono personalmente, così i nostri stessi amministrati pretendono da noi un servizio fatto anche, logicamente, per queste parti, fatto anche così, sorridentemente, insomma, un po' la buona, vero? Cercando di eliminare tante cose che si possono eliminare. E per difendere il vostro posto anche. E per difendere, si capisce, perché altrimenti lei si metta nei nostri panni, se non agisce più che bene, se la sua condotta non è più che a posto, partono delle lettere, dei reclami, delle cose del genere che arrivano al centro, in qualche parte, quindi noi possiamo essere danneggiati in questo nostro... lavoro, capisci? Quindi per difendere questo bisogna logicamente essere un po' sorridenti, così. Noi abbiamo la nostra burocrazia ugualmente, anche nel nostro piccolo. Non è che noi per esempio abbiamo, non so, gente che viene a vedere, possiamo semplificare pratiche, cose di questo genere, niente, il centro non viene da noi, noi siamo isolati, sperduti. E noi dobbiamo invece chiedere continuamente al centro autorizzazioni, richieste, cose che poi loro non controllano regolarmente, che non vedono. Tutti questi fogli ci serve per chiedere autorizzazioni per cure di malati. Quindi il malato si presenta, chiede la visita, io faccio la prescrizione va inviata in busta alla sezione,
per posta, vero? Poi dopo torna indietro vistata senza che nessuno venga a vedere se veramente il malato, non so, ha bisogno di quelle cure, quindi non discutono. Dicono sì, torna indietro, il malato riprende la ricetta, va in farmacia e si fa finalmente la cura, insomma. Questo poi è per un ente soltanto. Si immagini per quegli altri, perché ce ne sono vari. Ci sono per esempio gli enti, non so, degli enti che ci hanno messo una legge tale, una disposizione tale, che noi per togliere dei denti dobbiamo avere delle autorizzazioni. Noi possiamo, cioè, liberamente soltanto estirpare un dente. Per ripetere questa operazione, perché si può dare il caso che un individuo abbia invece di un solo dente, due denti, tre denti, ma per il secondo, terzo dente noi dobbiamo chiedere autorizzazione al centro, il quale sempre senza controllare ci manda il permesso e noi togliamo l'altro dente. Ah, in periferia si può avere solo un dente, qua. Solo un dente, malato. Di più no, ci vuole l'autorizzazione apposta. Vedo che il suo mulo si spazientisce, è meglio che la saluti. Arrivederla, dottore. Buon viaggio, buone cose. Grazie, arrivederla. Un dente alla volta. Forse è bene che sia così. L'odontoiatria richiede una specializzazione che non tutti i medici condotti possono avere. Nonostante i denti, tutte le volte che ci toccherà correre da uno sportello all'altro, attraversando una città congestionata dal traffico, penseremo a Poggiodomo come a un luogo di paradiso abitato da gente felice. Ma gli abitanti di Poggiodomo non ci appariranno più tanto fortunati se pensiamo ai loro indispensabili rapporti con la provincia e lo Stato. Sono appena 731 e abitano un paese lontano, sperduto tra i monti. Lo Stato, pressato da mille problemi più gravi e più urgenti, non diciamo che li dimentichi, ma spesso li invita a pazientare, talvolta per molti anni. Il paradiso in terra, il luogo dove la burocrazia sia una rosa senza spine, non esiste.